Siamo con Matteo Marotta, centrocampista della Zona Erminio. Oggi è arrivata questa sconfitta contro il Pisa. L'andata ricordiamo che era finito 0-0 con un uomo in meno. Oggi in 11 contro 11 è finita praticamente 4-2, però il buon gioco vostro si è visto. Abbiamo fatto un'altra buona partita, questa volta abbiamo pagato le lacune che abbiamo avuto tutto l'anno sulle palle inattive. Sarà difficile migliorare per la finale di stagione, soprattutto l'ottica playoff, però dobbiamo lavorare su questo, visto che gioco ne facciamo e occasioni comunque riusciamo a crearle quasi sempre. Ecco, cioè, avete sofferto in difesa oppure Ma in realtà i primi 20 minuti abbiamo sofferto un po' il loro ritmo, ma lo sapevamo che lo avrebbero abbassato. Abbiamo preso gol, ma siamo riusciti a pareggiare, quindi siamo rientrati al secondo tempo. Io personalmente molto fiducioso, perché palleggiando sapevo che loro, i giocatori che hanno, i giocatori di qualità, avrebbero fatto fatica a mantenere un ritmo alto, venire a pressare tutta la partita, e quindi si sarebbero aperti degli spazi. Sarebbe stata una partita più aperta, ma in cui avremmo potuto dire la nostra molto. Poi se prendi gol su calcio piazzato, ne prendi tre, diventa molto difficile, molto difficile. Andare sul 4-1 col Pisa, poi diciamo quasi impossibile rimontare. Abbiamo fatto il 4-2, siamo stati bravi e vabbè, finita così. Ecco, diciamo che questa sconfitta non è una sconfitta in pratica dalla partita contro il Livorno. Questa sconfitta può incidere nel proseguo del cammino verso i playoff oppure Ma io penso che Livorno, Pisa vengono qua a Gorgonzola e non è che devi perdere per forza, ma ci sta tutti e tre i risultati, penso. Perdi con loro, va bene. Adesso abbiamo le partite in cui dobbiamo fare la differenza e speriamo di guadagnarci in playoff in queste partite qua contro squadre alla nostra portata o più basse in classifica. Sì, tra l'altro diciamo che quelle basse in classifica saranno più agguerrite perché lotteranno per la salvezza, magari così. Sicuramente la Serie C è difficile tutta, non c'è una partita facile. Pisa, Livorno puoi metterlo in difficoltà, però se vai sotto è difficile poi non concedere altro. Oggi eravamo stati anche bravi, ma purtroppo abbiamo concesso sui calci piazzati. Vabbè, è andata così, dispiace tanto, ci dobbiamo lavorare tanto. Faremo alla ripresa, sicuramente cercheremo di mettere a posto. Ok, grazie mille e buona Pasqua. Buona Pasqua a voi.